Il museo è la nostra grande casa, dove finiscono i capolavori che rappresentano l'anima nostra e la nostra cittadinanza. L'idea di condividere l'identità di una città attraverso l'arte unisce la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti e la Pinacoteca di Brera. Questa raccolta di dipinti è tra le più importanti al mondo. Napoleone la immaginò come il Louvre d'Italia. La Fondazione Sacchetti ha voluto inserirsi nella sua storia secolare e accompagnarla nel futuro, partendo dal riallestimento delle sale 37 e 38 del percorso museale, quelle coi capolavori della fine dell'Ottocento, dominate dal bacio di Francesco Hayez. E poi si è proseguito con un'azione dedicata alle opere del Novecento, che per anni sono rimaste nascoste, fuori dai percorsi di visita, e ora si mostrano al pubblico. Grazie all'aiuto del Marchese Sacchetti abbiamo potuto ospitare la nostra collezione del Novecento qui in pieno visto, nelle teche che sono infatti non sono intese come mostra del Novecento, sono intese come deposito visibile. Balla, Carrà, De Pisis, Boccioni, Modigliani, Sironi, Picasso. Queste 100 opere, che in futuro saranno esposte nella nuova sede di Palazzo Citterio, sono solo una parte di due importanti collezioni private. Quella di Lamberto Vitali, scrittore e artista, primo critico della fotografia in Italia, amico di grandi come Giorgio Morandi. E quella di Emilio e Maria Iesi, che nel 76 donarono la loro raccolta dedicandola agli artisti e agli appassionati d'arte di ieri, di oggi e di domani. La nostra collezione L'Arte Moderna è considerata seconda soltanto al MoMA nel mondo per l'arte moderna italiana. Qui due grandi collezioni. In dialogo con la nostra collezione antica sono visibili. L'impegno costante verso l'arte e la bellezza è valso nel 2019 alla marchesa Giovanna Sacchetti il premio La Rosa di Brera. Un riconoscimento di affetto e gratitudine che sottolinea l'importanza che il mecenatismo e la filantropia hanno ancora oggi per la collettività.